Una produzione Telemantova. In collaborazione con... Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri, sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova. Alla cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità. Ben ritrovati cari amici telespettatori a un nuovo appuntamento con Focus Agricoltura, la trasmissione che Telemantova dedica al mondo agricolo. In questa puntata parleremo di IMU e IRAP, lo faremo con i rappresentanti delle associazioni di categoria, ma andremo anche a Schivenoglia, in un'azienda dove ci sono tanti attrezzi da lavoro di una volta. Entriamo subito nel vivo della puntata. IMU, IRAP, sentiamo. IMU e IRAP, problemi fiscali in vista. Tutti gli anni verso fine anno, insomma settembre, ottobre, parte la discussione sul documento di economia e finanza. Quest'anno siamo partiti in agosto a discutere di questo argomento perché le nubi che si addensavano sul settore sono piuttosto fosche. Abbiamo un problema che riguarda l'IMU, un problema che riguarda l'IRAP, perché ci sono stati ultimamente annunci che hanno avuto anche una grande enfasi sui giornali e sui media di un'abolizione complessiva di quelle che sono le tassazioni, soprattutto IMU e IRAP nel settore agricolo. Non abbiamo ancora però ben chiaro quali saranno poi le fonti da cui questa riduzione verrà fatta, nel senso che intanto per l'IMU non è chiarissimo se l'IMU riguarda tutto il settore o solo la tassa IMU che è stata messa da questo governo sulle zone svantaggiate che prima non pagavano, quindi è probabile che nel momento in cui si dice eliminiamo l'IMU si parli solo di quella parte dell'IMU che era riservata alle zone svantaggiate. Per quanto riguarda l'IRAP, che è una tassa che vale circa 200 milioni di euro a livello nazionale e interessa 250.000 aziende circa, il problema riguarda appunto da dove si prendono le risorse per finanziare questi 200 milioni di euro. Si parla di un cambio di regime IVA per le aziende che superano i 2 milioni di euro e questo comporterebbe che solo 800 aziende, poco più di 800 aziende si dovrebbero sobbarcare il costo di 200 milioni di euro che varrebbe la riduzione o l'azzeramento dell'IRAP per tutte le altre aziende. Mentre siamo d'accordo che si debba eliminare l'IRAP, crediamo che prendere i soldi e le risorse dalle aziende un po' più efficienti, comunque quelle che sono sul mercato, ci pare una scelta scellerata da parte del Ministero. Le ultime dichiarazioni anche del Viceministro Morando sono positive, nel senso che ha dichiarato che l'IVA non si toccherà, lo vedremo al momento qui a proprio ottobre ci sarà l'uscita dei primi documenti di programmazione economica e finanziaria e quindi da lì potremo effettivamente vedere e mettere alla prova le parole del governo. Discorso IMU e IRAP, che cosa succederà, com'è la vostra posizione riguardo a queste tassazioni? Beh, indubbiamente è un passo in avanti andare verso una defiscalizzazione di quello che è il mondo agricolo. Diciamo che non sarà la soluzione di tutto, perché indubbiamente è solo un inizio e poi sono tassazioni che sono molto parziali. Ci auspichiamo che non avvenga quello che qualcuno sta paventando, in modo anche forse un po' scomposto, che avverranno cambiamenti su altre cose. Oggi noi non abbiamo conoscenza di quello che possa avvenire se si prenderà con una mano e si darà con l'altra.
indubbiamente è un atteggiamento importante del governo cominciare a riconoscere che l'agricoltura deve avere anche un percorso di detassazione, perché non riusciamo ad incidere su quelli che sono realmente i costi e le produzioni produttive, ma soprattutto che noi abbiamo produzioni che sono difficilmente competitive con altri paesi se non si va verso un percorso di riduzione di costi. Le vostre aziende sono preoccupate? Beh, indubbiamente siamo in una fase economica, come diciamo sempre, che le cose vanno sempre considerate nella fase economica che si vive. La fase economica è una fase molto difficile per il paese, non siamo usciti dalla crisi, non siamo in una fase di netta ripresa. Indubbiamente c'è qualche segnale ed è giusto dare che c'è qualche segnale anche di ripresa, ma indubbiamente forse il settore agricoltura sta andando in una crisi profonda che si pensava, non dico di poter superare, ma diciamo di affrontare in modo meno violento di quello che sta avvenendo oggi. Indubbiamente la crisi economica, la crisi strutturale, anche di scelte politiche che non si stanno facendo, si riverberano in modo pesante sulle aziende, e come ho detto prima, la tassazione e tutto il resto del costo paese di certo non si riverbera sui costi più bassi per i nostri prodotti. Questione IMU agricola e IRAP, qual è la vostra posizione? Ma anche qui non si può pensare che cioè, la politica cambi sempre, no? Noi abbiamo bisogno di quella tranquillità che nel tempo per poter fare degli investimenti e sapere un po' come si muove. Non possiamo che un giorno dobbiamo pagare l'IVA, dall'altro giorno dobbiamo pagarne meno, o l'IRAP o l'IMU, o trovarci anche a avere una riduzione del gasolio. Specialmente in questi periodi di crisi noi abbiamo bisogno di tutte le risorse, ecco. E quindi abbiamo bisogno nel tempo di avere la possibilità di guardare un po' più avanti, quindi cambia un governo, cambiano delle leggi, cioè ogni 2 o 3 anni noi, o ogni 2 anni cambiano e andiamo sempre in difficoltà, cioè anche qua adesso c'è una grossa questione, no? Che ci tolgono l'IMU. Poi dico, qualcuno dice che ma vi aumentano l'IVA, e anche qua noi non possiamo sempre essere, cioè pensare giornalmente, no, dobbiamo pensare nel lungo periodo. E quindi se pensiamo che ci tolgono da una parte per prenderci dall'altra, le cose non vanno bene. Se tolgono l'IMU, ce la tolgono, ma non poi che ce la vengano a prendere sul discorso dell'IVA. Però pensiamo positivamente, ma cerchiamo di fare delle leggi nel lungo periodo, no? Dare la possibilità alle aziende per fare gli investimenti necessari senza dover tutti i giorni cambiare le cose. La materia dell'agricoltura è in mano all'Europa, vi sentite tutelati dall'Unione Europea? Tutelati? Oggi noi non del tutto, perché le nostre produzioni sono contraffatte e quindi ci portano via del valore. Avremmo bisogno che la comunità facesse di più dei controlli, controllasse di più e ci venisse un po' incontro con le nostre produzioni, cioè valorizzare le nostre produzioni cercando chi fa queste contraffazioni di penalizzarle. La crisi del settore lattiero caseario continua e non si intravedono soluzioni nel breve o nel medio periodo. A farne le spese più di tutti i caseifici artigianali. Se ne è parlato in un convegno, la trasformazione del latte in azienda, aspetti tecnici e socio-economici, dal quale è emerso che il mercato italiano stenta a trovare una giusta remunerazione del prezzo del latte da quasi un anno, senza contratto di riferimento per la fornitura, per la complessità di uno scenario condizionato da un operatore principale straniero che determina le oscillazioni del prezzo. Una situazione che necessariamente porta a cercare soluzioni diverse da quelle praticate sin ad ora. Non sempre nel passato le organizzazioni di prodotto, ad esempio, hanno dimostrato di offrire una soluzione al problema. Se si dovesse programmare una seria evoluzione in termini di passaggio a buona parte della trasformazione diretta, da parte dei nostri produttori ci sarebbero risposte soddisfacenti nel medio e nel lungo periodo.
si guarda anche agli altri paesi, ma se ci si sofferma alla storia delle più famose DOP, si capisce che ancora sfuggono alle logiche della trasformazione industriale per come viene interpretata nel resto del mondo. Diventa quindi fondamentale capire quale sia l'evoluzione del comparto e condividere con i partner europei un percorso che possa dare soddisfazione alla zootecnia, che sta incontrando una fase di crisi da cui con ogni probabilità uscirà ridimensionata. Colpa della fine delle quote latte? Solo una coincidenza forse. La causa principale si ipotizza sia la stagnazione interna e una scarsa capacità di internazionalizzazione. Ed ora ci separiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con ancora tante notizie. Non andate via! Eccoci di nuovo insieme, cari amici. Andiamo adesso a Schivenoglia, in una corte dove ci sono tanti attrezzi agricoli di una volta. Vediamo! C'è una corte a Schivenoglia con degli animali particolari, lama, daini e pavoni, ma dove si racconta anche attraverso oggetti antichi la storia dell'agricoltura mantovana. La cantina, per esempio, qui il tempo si è fermato. Contiene tutta l'attrezzatura che si usava negli anni 40-50 per la trasformazione dall'uva in vino, vale a dire ci sono varie pigiatrici di diverse epoche, partendo dalla bigoncio che si usava per pigiare l'uva con i piedi, per arrivare alle varie pigiatrici attualmente ancora in vigore, dove qualche contadino si fa il proprio vino, diciamo, in casa. Poi ci sono le varie botti, ci sono tappatrici, una serie di una collezione di 20-25 tappatrici di varie forme, di varie strutture, sia in legno che in ghisa. In questo caso molte persone hanno contribuito perché hanno avuto il piacere di donare, di lasciare, insomma, qua da lei per essere visti dei loro attrezzi. Sì, vari attrezzi, tutti cartellinati con il nome del donatore o chi me le ha prestate per metterli in visione, anziché tenerli in un solaio, in un granaio o in un fienile che vanno solamente danneggiate perché sposta da una parte e sposta dall'altra, me le hanno concesse in conto deposito per poterle far vedere a chi viene a visitare la corte e nelle varie manifestazioni o meno, ecco. Se siete appassionati di bici, poi, qui ce ne sono davvero per tutti i gusti. Molte legate al mondo agricolo fanno davvero fare un salto nel passato. Come è nata questa passione, questa idea? Ma l'idea è nata vedendo appunto da bambino questi ambulanti che passavano per il paese, entravano nelle corti per prestare la propria opera di interventi su attrezzi e non attrezzi, e guadagnando qualche soldino per sbarcare il lunario. Parliamo degli anni 30 e 40. E come tale sono, diciamo, figure che mi sono rimaste nella mente, e come tale, appena ho avuto la possibilità, li ho trasformati in realtà, diciamo, allestendo queste biciclette con i vari attrezzi. Abbiamo alcuni esempi, tipo il Norcino, dove annualmente, diciamo, a cavallo tra dicembre e gennaio, era una figura che passava per aziende per, diciamo, macellare e conciare il maiale, il tipico maiale. Poi abbiamo la bicicletta che rappresenta il bracciante agricolo, personaggio caratteristico, dove sulla bicicletta portava il ferro da segare l'erba con un apparecchio particolare che serviva anche per, nel mentre tagliavano il grano, il frumento, questo attrezzo serviva per dare l'onda alla gamba con la spiga per ammucchiarsi, per stare unita, diciamo. Abbiamo visto che c'era anche qualcuna motorizzata, perché bisognava fare prima. Sì, diciamo che c'è due tipi di biciclette, una bicicletta con motore Mosquito che la usava il veterinario, aveva delle urgenze, diciamo, immediate durante la chiamata, doveva essere quasi subito presente per prestare la propria opera. In più c'è anche un aquilotto sempre bianchi, originale, con la poca attrezzatura ma sufficiente per fare la propria attività di mediatore, era il mediatore di bestiame. 4-5 anni ci sono voluti per mettere insieme la collezione, a spasso per mercatini, portando a casa pezzi di storia.
Il divieto di spandimento delle deiezioni zootecniche potrebbe essere anticipato di qualche giorno rispetto allo scorso anno. Lo annuncia la Coldiretti di Mantova, invitando gli allevatori a provvedere allo svuotamento di tutti gli stoccaggi entro il 31 di ottobre per approfittare delle condizioni meteo favorevoli ed evitare di trovarsi impreparati. Siamo in attesa della comunicazione ufficiale da parte di Regione Lombardia sull'applicazione del consueto divieto, spiega l'associazione. La definizione della data ci sarà comunicata al più presto e dipenderà dall'andamento climatico di questi giorni di ottobre. Dalle prime informazioni trasmesse si prevede l'inizio del blocco a partire già dai primi giorni di novembre. Il divieto ha una durata continuativa di 90 giorni, individuati tra il 1 di novembre e la fine di febbraio. L'inizio del divieto con i primi di novembre consentirebbe l'apertura ai primi di febbraio, lasciando più tempo per la preparazione dei letti di semina. Un protocollo strategico, quello che Regione Lombardia ha firmato con i Baschi, un protocollo nell'ottica della lotta alla contraffazione per la tutela della qualità dei sistemi agroalimentari. Un passo possibile grazie ad Expo, che è servita per allacciare le relazioni economiche tra i territori. Questo protocollo prevede impegni specifici e bilaterali per portare avanti insieme azioni volte a tutelare i prodotti agricoli e la qualità dell'agroalimentare lombardo e basco. Si parla anche di innovazione tecnologica, scambio di conoscenze e crescita reciproca dei nostri territori. L'intesa è stata suggellata con una degustazione di prodotti baschi a base di vino e formaggio. Tra Mantova e Cremona, l'impianto idrovoro di San Matteo delle Chiavi, che è un esempio nazionale a beneficio della collettività, che garantisce la sicurezza di un comprensorio grande come la provincia di Monza-Brianza, ma essendo vecchio di 75 anni necessita di ammodernamento. Durante l'anniversario della costruzione dell'impianto è stato presentato un primo progetto. Ad oggi vengono ancora utilizzati motori che all'epoca furono progettati per essere installati sui sottomarini militari e che sono capaci di allontanare 55.000 litri d'acqua al secondo. Le regioni hanno esaurito i fondi del piano irriguo, ora si confida nel nuovo PON che mette sul piatto 300 milioni di euro, di cui si auspica 50 siano per la regione Lombardia e si deciderà insieme come spenderli. Verrà presentato in questi giorni il piano anticontraffazione messo in campo da Regione Lombardia, a dirlo al presidente della regione Roberto Maroni, che ha aggiunto il cosiddetto Italian Sounding, cioè i prodotti alimentari che sembrano italiani senza esserlo sono un danno che ogni anno ci costa 60 miliardi di euro, il doppio di tutto l'export agroalimentare italiano. Per proseguire la lotta contro questo fenomeno, Maroni ha ricordato proprio in Expo, Regione Lombardia lancerà un importante evento in collaborazione con lo studio Ambrosetti per dare vita ad un piano di azione proprio contro la contraffazione alimentare. La Direzione Generale dell'Assessorato all'Agricoltura della Lombardia ha approvato l'elenco delle domande di aiuto ammesse ai benefici della misura 11 del PSR 2014-2020 sull'agricoltura biologica, per un totale di 457 domande a fronte di 517 domande pervenute. L'importo complessivo richiesto dalle imprese è pari ad euro 4,4 milioni. L'agricoltura biologica rappresenta una delle opportunità per l'agricoltura lombarda, ha commentato l'assessore all'agricoltura della Lombardia Gianni Fava, anche perché da alcuni anni l'interesse verso il bio è in forte aumento, in scia quanto avviene ormai da tempo nei paesi del centro-nord Europa e del Nord America. Credo infatti che la scelta del segmento conosciuto all'estero come organic food rappresenti una leva per affacciarsi verso nuovi mercati. Nel mantovano arriveranno 445.000 euro per 64 domande ammissibili su 69 pervenute. La provincia di Mantova comunica che la prossima sessione della Commissione Tartufi si terrà il 19 di novembre 2015. Chi fosse interessata al conseguimento e al successivo rilascio del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi può quindi inoltrare domanda di ammissione alla prossima sessione della Commissione entro il 16 di novembre 2015. Le domande vanno inoltrate all'Ufficio Produzioni Vegetali e Tipiche e Agriturismo presso la sede di via Don Maraglio 4 a Mantova. Per informazioni 0376 401 831. E per questa puntata è davvero tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre di sabato e sempre alle 21.15. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Una produzione Telemantova in collaborazione con
Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri, sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova. Alla cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello. I bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità.